Ben ritrovati amici di Cimento Channel, ripartono oggi i nuovi appuntamenti con la rubrica Nutrizione e Benessere dopo la pausa estiva. È stata sicuramente un'estate particolare, dovuta ovviamente alle nuove abitudini che abbiamo acquisito con l'emergenza coronavirus, però siamo a settembre e settembre è un po' il mese per eccellenza del rientro. La maggior parte degli italiani rientrano al lavoro, così come rientreranno a scuola, nonostante ci siano ancora un po' di dubbi e di cose da sistemare, rientreranno anche i ragazzi e i bambini a scuola. E chiaramente quest'anno sarà stata più forte la voglia di spensieratezza degli italiani dopo il periodo del lockdown, e questo vale anche a livello alimentare e nutrizionale. Infatti forse quest'anno saranno anche di più gli italiani che dopo il periodo estivo si ritroveranno con qualche chilo in più, dovuto appunto a questi sgarri classici del periodo estivo e la voglia anche magari di ritrovarsi per anche mangiare fuori e quindi concedersi qualche sgarro in più. Quest'oggi appunto parleremo di questo aspetto, quindi come riuscire a perdere quei 2-5 kg che in media si acquisiscono nel periodo estivo, e anche daremo qualche consiglio per i ragazzi che dovranno rientrare a scuola. Quest'anno tra l'altro dopo una pausa anche più lunga del solito. Quindi inizialmente possiamo dire che rientrare dei vari chili che abbiamo preso dobbiamo evitare di commettere gli errori che in genere si commettono in questo periodo, cioè, ovvero la voglia di perdere velocemente questi chili non ci deve far indurre in diete particolarmente drastiche o miracolose lette su internet o sui giornali. Dobbiamo ripartire da un'alimentazione sana e equilibrata, innanzitutto dividendo i pasti nei 5 pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, più i 2 spuntini, senza eliminare a priori determinati alimenti, ma riuscendo a tenere sotto controllo le porzioni e i condimenti che andiamo ad utilizzare. Quindi via libera sicuramente ai cereali integrali, alle proteine ad elevato valore biologico, riducendo il pesce, le carni in bianco, ovviamente la frutta, la verdura. Per gli spuntini possiamo scegliere degli yogurt o poi abbinarci della frutta fresca o della frutta secca. Ovviamente all'alimentazione dobbiamo abbinare anche la corretta idratazione, quindi bere in maniera sufficiente al giorno per almeno 2 litri, limitando invece quelle che sono le bevande gassate, alcoliche, il caffè. E per aumentare un po' l'effetto sgonfiante e depurativo possiamo assumere anche qualche tisana come depurativa, come possono essere per esempio quella all'ortica, alla betulla, al carciofo. E queste come regole diciamo generali. Ovviamente quello che dobbiamo evitare a livello alimentare sono soprattutto gli insaccati, i salumi, le cosiddette calorie vuote, cioè quelle ricche di grassi e di zuccheri semplici, come esempio i dolci, e ovviamente tutto quello che è magari fritto o comunque salse molto ricche di grassi o in tingoli particolari. Per quanto riguarda invece i ragazzi che rientrano a scuola, già ovviamente normalmente si può essere vittima un po' di questa sindrome da rientro, quindi con una stanchezza, un'ansia, dei disturbi del sonno, e come dicevamo quest'anno forse ancora di più perché ci sono tante incognite e rientrano dopo un periodo ancora più lungo del solito. Quindi inizialmente è bene recuperare il giusto ritmo sonno-veglia, avere degli orari precisi per consumare i pasti e poi ovviamente curare l'alimentazione a partire dalla colazione, che è quella che ci permette di arrivare a scuola con la giusta concentrazione e quindi affrontare al meglio quelli che sono gli impegni scolastici. Una colazione che per i ragazzi, per fare un esempio, può essere il latte magari con del pane e marmellata, oppure miele, oppure dei cereali. E ovviamente fondamentale per loro sono anche gli spuntini, sia a scuola che nel pomeriggio, perché magari nel pomeriggio avranno anche altre attività da fare, quindi oltre ai classici yogurt e frutta secca, per loro può andare bene anche del cioccolato fondente
oppure un piccolo panino, proprio per avere appunto l'energia di affrontare le attività che devono svolgere. Mentre per il pranzo ci possiamo orientare su un classico primo a base di carboidrati e un secondo di proteine, oppure un piatto unico che abbia abbinato anche dei legumi oppure delle verdure, senza dimenticare ovviamente un contorno di verdure che deve esserci sempre ed anche la frutta. Prima di chiudere però vorrei ricordarvi alcuni cibi cosiddetti antistress perché contengono l'amminoacido triptofano che è il precursore della serotonina, cioè il classico ormone della serenità. Quali sono questi alimenti? Sicuramente i cereali integrali, i legumi, la frutta secca, ma anche il pollo, la banana e ovviamente il cioccolato fondente che è anche ricco di endorfine. Infine, il consiglio più importante che mi sento di rivolgervi è quello di ogni qualvolta avete bisogno di perdere qualche chilo, semplicemente per sentirvi meglio o perché magari siete soggetti a qualche patologia, è sempre bene rivolgersi a dei professionisti del settore, perché solo loro sapranno valutare quali sono le nostre necessità nutrizionali, metaboliche e quindi adattare la dieta a quelle che sono il nostro fabbisogno e quindi permetterci di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati nella maniera più sana e più rapida possibile. Bene, termina qui questo primo appuntamento e ci rivediamo ovviamente la settimana prossima per una nuova puntata della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!